Turismo, destinazione futuro. L'Emilia-Romagna riunisce tutti gli attori del comparto a Riccione per guardare avanti e impostare il turismo di domani. Noi abbiamo voluto non solo fare il punto di dove siamo arrivati, dopo anni peraltro molto complicati e difficili, dalla pandemia alla guerra in Ucraina, la crisi dei consumi, la crisi energetica, naturalmente il conflitto israelo-palestinese e da ultimo in Romagna non si può non citare anche l'alluvione, diciamo, fra gli ingredienti che hanno causato questa tempesta perfetta purtroppo. Quindi abbiamo voluto dare una prospettiva, una visione, una strategia per i prossimi anni, rivendicando naturalmente quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, frutto anche, diciamo, di scelte che hanno fatto i nostri predecessori, grandi investimenti sia per sostenere gli investimenti dei privati ma anche grandi investimenti pubblici. Cito fra tutti l'investimento sul Waterford, ma potrei ricordare anche gli investimenti importanti sugli impianti di risalita del nostro Appennino per potenziare il turismo verde e il turismo bianco, dandoci degli obiettivi, perché io credo che il turismo sia una grande industria. Come tutte le grandi industrie bisogna porsi degli obiettivi anche numerici che siano poi misurabili. E sicuramente alzare il PIL al 16%, aumentare la quota di turismo internazionale, soprattutto potenziando l'operatività commerciale degli aeroporti al 35% delle presenze e diventare, questo è il nostro obiettivo, diciamo, la prima regione italiana per flussi di incoming, sono obiettivi che potrebbero sembrare troppo ambiziosi, in realtà credo che siano alla nostra portata. E abbiamo indicato anche le azioni, le strategie, i progetti, i prodotti sui quali investire nei prossimi anni per avvicinarci, se possibile anche superare questi obiettivi ambiziosi. Si può fare sempre molto di più, si deve fare molto di più. Oggi pomeriggio sentiremo anche le associazioni di categorie, poi tireremo le somme con un'altra mia, diciamo, breve sintesi di commento e poi con le conclusioni del Presidente. Siamo molto orgogliosi di ospitare qui questa conferenza regionale sul turismo, per noi è veramente un onore perché si parte da una città che ha una tradizione antica sul turismo, siamo partiti all'inizio del secolo XIX e quindi c'è una vecchia tradizione fatta di cultura, di tradizioni, di ospitalità e quindi ospitare qui oggi questa giornata importante per il turismo per noi è un onore. Turismo 2030, certo, e oggi ho avuto l'onore di ascoltare tutti i partecipanti, sindaci, colleghi della regione Emilia-Romagna e ho visto un filo conduttore che unisce la montagna al mare, che è quello di fare sistema. La parola d'ordine è fare sistema, insieme mettere in atto tutte quelle che sono le risorse che abbiamo. Abbiamo un territorio ricchissimo che va appunto dai monti ai mari alle colline, abbiamo un territorio che poche regioni possono vendere dal punto di vista turistico, completo e ricco. E il fatto di metterli insieme, la volontà di fare sistema, per me è la ricetta per il futuro, raggiungere il 2030. Futuro del 2030 con tutte quelle che sono le necessità emergenti, quindi partendo dalla sostenibilità, è una parola che ho sentito spesso questa mattina, quindi un turismo che si guardi al futuro partendo da questi criteri, sostenibilità, i valori emozionali, anche questo è un aspetto che spesso si sottovaluta ma credo faccia la differenza e ci renda unici nel panorama turistico verso i nostri competitor. Questi sono sì personalizzati del Cimone con la scritta del Ministro, ma proprio perché lei ha fatto per tutto l'Appennino, è stata bravissima, cioè io ero presente nella riunione dell'11 gennaio a Roma dove diceva io aiuto l'Appennino e dopo 3 mesi sono arrivati veramente i fondi destinati per la mancanza di neve, questo anche grazie alla Regione Emilia-Romagna, all'assessore Corsini che ha coordinato tutti gli altri assessori regionali e hanno chiesto un appuntamento, un tavolo di lavoro e questo tavolo di lavoro ha portato questo. 4 comuni col campanilismo che ci sono venuti tutti a Riccione, 4 sindaci erano presenti con la fascia sul Giubbino Bianco, operatori turistici, albergatori e il Consorzio di Cimone ha fatto questa iniziativa proprio per unire e valorizzare sempre di più il territorio ma più che altro far sinergia tra pubblico e privato. E soprattutto tra montagna e mare. Tra montagna e mare, questa collaborazione già dura da un po', perché veramente il mare per noi è un bacino importante, anche perché siamo la stazione più vicina al mare, sciisticamente parlando, e d'altronde noi
pubblicizziamo il mare durante l'inverno per l'estate per loro. Sono momenti importanti soprattutto perché confrontarsi con i colleghi e sentire anche le storie altrui aiuta ad avere idee, e la programmazione è fondamentale, cioè sul turismo non si possono fare cose last minute, anche se esiste il turismo last minute, ma vanno programmati gli eventi, programmate le aperture e bisogna fare un grande lavoro di squadra. E la cosa fondamentale che ci siamo detti questa mattina è che quando un comune diverso dal tuo fa delle cose fatte bene, è una nota positiva anche per te, perché se cresce il turismo in Regione Emilia-Romagna porterà altro turismo e quindi prima o poi qualcuno arriverà anche nella tua città o nella tua località. Quindi questo è un potere formidabile in una giornata come quella di oggi. È chiaro che si fanno anche relazioni, si impara tanto e si porta la propria esperienza. Da qualche anno ormai Piacenza, Parma e Reggio sono in un'unica destinazione turistica. Ovviamente all'inizio c'era un po' di scetticismo perché appunto ognuno pensa al suo territorio, alla sua città. In realtà funziona molto bene, soprattutto da un punto di vista turistico, poter visitare Piacenza, Parma e Reggio nell'ottica di unitarietà, ognuna con le sue peculiarità, le sue bellezze e la sua tipicità da un punto di vista enogastronomico, ha un valore molto alto perché spinge a passare più tempo e ovviamente spalmare le notti Piacenza, Parma e Reggio. Credo che abbia un grandissimo valore. La squadra è quello che vince, quando si è squadra si possono dare tante, ognuno gioca il suo ruolo. L'Appennino sta giocando il suo ruolo, che è quello del turismo dolce, il turismo dell'identità, della storia, di tornare a casa con qualcosa da raccontare, che si intreccia benissimo con quello che è la Motor Valley e con quello che è la Food Valley. La Motor Valley finisce a Varano o inizia, dipende dai punti di vista, quindi alla fine della mia valle, e dove Food Valley, tutta la regione Emilia-Romagna è Food Valley, quindi l'intreccio di queste cose con quello che l'Appennino può offrire, che è il territorio, l'ambiente, il turismo dolce e la storia, io penso che è l'arma vincente. Bardi, per esempio, dà i natali al principe Alberto di Monaco, e quando tu racconti questa storia, cioè, tutti ti guardano affascinati, come il principe Alberto di Monaco veniva, cioè, i suoi natali vengono da qua, eh sì, primo principe di Monaco e di Bardi. Quindi insomma, tutte queste cose quando arriva lo straniero le trova uniche. Dicevo proprio, l'Hilton è uguale ovunque. Noi abbiamo l'unicità della nostra storia, la storia per ognuno è la propria, quindi è unica per forza. Penso che ognuno di noi debba sognare. Mia madre diceva che i sogni potevano essere fatti di notte, ma la mattina dovevi pensare se era un sogno realizzabile oppure no. Se non era realizzabile dovevi lasciarlo fuori dalla porta, e questo è stato quello che abbiamo fatto. Abbiamo letto tutte le possibilità che c'erano, ce ne sono ancora tanti altri in giro, ma più che altro ho stimolato quello che è tutto l'apparato comunale. Il nostro comune è molto piccolo e ho detto, al di là di tutto, non dobbiamo solo gestire il presente, ma dobbiamo cercare di creare e di cominciare a gestire un futuro. E da lì siamo partiti, io così sogno, abbiamo scritto, e questi progetti diciamo che sono stati quasi tutti finanziati, perché probabilmente c'è un'anima di un territorio, ma c'è la riscoperta di quello che può essere un piccolo borgo che è sul fiume, dove ci sono dei grandi prodotti, dove sono nate dei grandi personaggi, e quindi dove c'è un'assoluta volontà di una cura estrema dell'ambiente. Non ho potuto parlare di un progetto invece che appena arrivato l'ho voluto mettere, puliamo il po' e puliremo il mondo, dove abbiamo fatto diventare i mesi invernali un prodotto turistico, dove tu vieni, alla fine ogni sacco di plastica che tu raccogli nel territorio, diciamo, demaniale, quindi nell'alveo del fiume, dove comunque ci arriva l'immondizia degli altri, perché l'acqua va verso il mare, e alla fine pensate, ogni sacco di plastica una fetta di culatello, e abbiamo movimentato anche l'inverno. Credo che lavorare in squadra, lavorare insieme per lo stesso obiettivo sia l'unico modo per ambire a risultati ambiziosi. Stamattina ne abbiamo proprio parlato con i colleghi, ciascuno ha portato la propria esperienza anche nelle diverse filiere, perché c'è chi si occupa di enogastronomia, chi ha dimore storiche o castelli straordinari, chi come noi ha sul territorio leggende industriali e sportive, come nel caso nostro di Maranello, della Ferrari, e altre città della Motor Valley hanno altre esperienze di questo tipo, e tutti assieme, facendo appunto squadra, si riesce a raggiungere l'obiettivo di attrarre persone sui territori,
farle rimanere più tempo per esplorare diversi campi, diversi ambiti e soprattutto costruire un ulteriore volano per la nostra economia, per le attività dei territori ed avere, oltre a quelle che già caratterizzano l'Emilia-Romagna nel mondo, un ulteriore elemento di interesse. Maranello ha deciso di giocare questo ruolo di alfiere dei motori assieme alle altre città che hanno fatto la storia del motorismo nazionale e abbiamo proprio elaborato assieme alle città sia della Motor Valley sia dell'Associazione Città dei Motori, che è nazionale, un piano per identificare il turismo motoristico come un altro elemento fondamentale, assieme agli altri che rendono l'Italia un posto unico al mondo, per parlare, per raccontare una storia a chi vuole venirci a visitare e aprire la porta ad altre possibili storie di altre filiere interessanti con cui abbiamo incominciato a collaborare. Abbiamo lanciato questa sfida di arrivare a superare i 65 milioni di presenze turistiche, cioè di notti dormite. È un obiettivo che vorrebbe dire aggiungere altri 5 milioni a quelli a cui siamo tornati oggi, ma che è assolutamente raggiungibile. D'altra parte partimmo dai 45 milioni del 2014-2015 e già nel 2019 avevamo superato i 60 milioni. Siamo tornati su quella cifra nonostante l'alluvione e nonostante tutto quello che è accaduto nel periodo pandemico, con le persone che dal mondo hanno potuto viaggiare molto meno, anche se il turismo domestico riuscì a sostituire quella che oggi ci auguriamo, e l'abbiamo già visto, sta tornando invece, cioè turismo che arriva da tutta Europa, da tutto il mondo. Ce la possiamo fare se continueremo a lavorare come si è visto oggi in questa giornata. I sindaci, indipendentemente dall'appartenenza politica, che lavorano insieme, i territori che si promuovono unitariamente per avere più valore aggiunto nella promozione nel mondo, le parti sociali, le imprese insieme ai rappresentanti dei sindacati del mondo del lavoro, gli operatori turistici della montagna con quelli della pianura e della collina, insomma una capacità che mette insieme questa costa che è ancora formidabile con oltre 40 milioni di presenze turistiche, che ha saputo rinnovarsi con i lungomari che oggi dicono al mondo è un turismo sempre più a misura di bambini e di famiglie, ma dall'altra parte il boom delle città d'arte, dei borghi antichi, dei castelli, dell'Appennino, della collina. E noi dobbiamo investire su questo perché oggi il cosiddetto turismo esperienziale fa la differenza. E qual è quella regione del mondo che mette insieme il meglio che nel mondo c'è di Motor Valley, di Food Valley o di Wellness Valley? Noi partecipiamo a 27 fiere internazionali, stiamo facendo missioni una dietro l'altra, siamo stati in Giappone pochi giorni fa dove abbiamo portato il meglio dell'enogastronomia, perché per i giapponesi il cibo, la qualità del nostro food ha raggiunto il valore che hanno la cultura, l'arte, l'architettura, il paesaggio per venire a visitare il nostro paese. Stiamo cercando di aprire sempre più nuovi mercati, saremo in Corea del Sud la prossima primavera, così come siamo stati quest'anno in Argentina, in Sud America, in Uruguay, negli Stati Uniti, in Canada e un po' in giro per tutto il mondo. E soprattutto dobbiamo contribuire e dare una mano a far sì che migliorino continuamente le strutture ricettive, che offrono servizi di sempre più alta qualità e che noi si riesca a tenere insieme un territorio che, se si vende tutto insieme per le proprie eccellenze, vuol dire che offre a chi viene tantissime opportunità che probabilmente in pochi altri luoghi tutte insieme così può trovare.